Il web 2.0, la comunicazione dal basso, la creazione partecipata dei contenuti. Internet è ormai diventato il fulcro della comunicazione globale, nonché uno strumento potentissimo per raggiungere qualsiasi segmento di mercato. Gli utenti della rete sono sempre meno spettatori passivi e sempre più artefici attivi e centri propulsori del processo comunicativo. Blog, podcast, videoblog sono solo alcuni degli strumenti che permettono questo processo di dilatazione orizzontale dell'informazione, la quale non è più calata dall'alto, ma creata, compartecipata e condivisa. Internet diventa dunque sempre più un palcoscenico su cui cimentarsi in differenti ruoli, riuscendo in molti casi ad ottenere una parte da protagonista e sempre meno una settica vetrina da guardare e non toccare. Tutto questo è il web 2.0. Uno degli esempi più lampanti del grado di interazione raggiunto oggi dalla rete è Second Life, l'ormai famosissimo mondo virtuale creato dalla Linden Lab. Basta un PC ed una connessione a internet per entrare in questo universo parallelo e costruirsi una seconda vita. La registrazione è gratuita. In pochi semplici passi ci si crea un avatar, ovvero una sorta di alter ego virtuale, scegliendone la fisionomia e gli abiti e, grazie a comandi semplici ed immediati, si parte alla scoperta di questo mondo e dei suoi abitanti. Naturalmente il mondo di Second Life possiede una propria moneta, il Linden, con la quale è possibile acquistare nuovi articoli per i propri avatar, case, terreni o pagare prestazioni professionali virtuali. Attualmente un dollaro americano vale 260 Linden e ogni giorno vengono mobilitati Linden per un totale di più di $1 milione. Anche i grandi marchi hanno mosso i propri passi su Second Life, aprendo sedi, organizzando lanci di nuovi prodotti o servizi, allestendo meeting e conferenze. L'eco suscitata da ogni nuova iniziativa varata in questo mondo virtuale travalica i suoi stessi confini, godendo di grande risonanza mediatica nel mondo reale. Molte realtà del settore travel hanno già sperimentato le potenzialità di questo mondo. Costa Crociere, in occasione dell'inaugurazione della nuova nave Costa Serena, ha dato vita ad un varo virtuale parallelo a quello reale, con tanto di visita guidata all'imbarcazione. Sempre più compagnie aeree, catene alberghiere e società di servizi si stanno muovendo in questa direzione. Una costante della rete, rimasta invariata con l'avvento del web 2.0, è l'interesse degli internauti per il mondo dei viaggi. Il termine travel è tra i più digitati sui motori di ricerca in tutto il mondo e sono in costante aumento le community dedicate a questo tema presenti sulla rete. Un esempio interessante in questo senso è MyBaggy, neonato portale italiano dedicato ai viaggi e ai viaggiatori, dove in linea con gli ultimi sviluppi della comunicazione sul web sono proprio gli utenti a produrre ed a condividere filmati, immagini, resoconti di viaggio. Anche qui, partendo da una registrazione gratuita, è possibile creare un blog, condividere le proprie impressioni o consigliare una vacanza, caricare e condividere con gli altri utenti i propri filmati e fotografie, commentare, segnalare e votare tutti i contenuti. Si realizza così una grande community che gravita attorno al concetto di viaggio, dove i contenuti sono generati per buona parte dagli utenti stessi, i quali si ritrovano ad essere redattori, fotografi e operatori prima che lettori o fruitori. Una community viva, ricettiva e fortemente interessata alle tematiche del mondo travel, che si pone a disposizione tanto dei clienti e degli operatori del leisure, villaggi e tour operator, quanto di chi utilizza o eroga servizi per il business travel, vettori, catene alberghiere ed altro.